segno delle orde avanzanti? Non ancora. Non ti piace, Adesso vieni. Sto cercando di abituare Eric a non correre troppo. Non ti meravigliare se tutto andrà bene. Non ti preoccupare, cara, sarà un vero sollievo per me. Oh, a proposito, per quale motivo credi che Agnese e l'altra cameriera ci hanno lasciati per sposarsi così improvvisamente? Il motivo diventava sempre più evidente, caro. Bisognerà fare in modo che Edith resti in casa il più possibile. Vieni, cara, vieni, mettilo qui sul tavolo, ecco così, brava. Vabbè, mettilo qui. Oh, senti, ho dimenticato il mio porta sigarette in camera, vorresti andare a prenderlo? Subito, signore. Grazie. Hai visto? Sei colta di sorpresa. Beh, un martini bianco anche per te? Sì, caro, credo che me da marcare ora qualcosa di più dolce. Ad ogni modo, questo ce lo terremo noi. Ah, mio Dio. Cosa c'è? Ho paura che sarà una serata tremenda. Ah, tremenda, forse vuole dire un po' strana, ma non tremenda, via. Mi promettermi che non mi guarderai, specialmente se dovesse sfuggirmi qualche risatina. Il che è probabile, potrei rovinare tutto. No, guarda, stai attenta a non farlo. Devi mantenerti assolutamente seria. Anzi, se è possibile, dovresti cercare di mostrare un po' di interesse, così tanto per non offendere quella brava donna, per quanto un po' strana sia, effettivamente. Ah, sì, e allora perché hai invitato Giorgio? Lui non lo meno scettico di noi. Vedrai, ti dirà cose terribili. Non ti preoccupare, l'ho avvertito, stai tranquilla. Grazie, Edith, con un po' più di calma te l'avresti fatta lo stesso. Sì, sì. Vai, cara, vai. Ecco. Dovrebbe imparare a camminare con un libro sulla testa, come fanno certi college, non credi? Comunque, provalo e dimmi com'è. Ecco qui. Ottimo. All'invisibile. Sarebbe un ottimo. Se stasera va tutto bene, domani attaccherò la prima stufa. Ah, non è splendido. Che cosa? E trovarsi così all'inizio di qualcosa ti dà una sensazione strana. Ti ricordi come mi venne l'idea di quel romanzo La luce che si spegne? Vedendo quell'orribile donna all'hotel di Bari, se certo che me ne ricordo, siamo rimasti a parlarne tutta la notte. Ma chissà chi era poi? E chissà se si sarà mai riconosciuta nel tuo personaggio. Comunque, a lei. A lei? Ne va un altro? Ah, sì, caro, grazie. Carlo? Sì. Elvira, ti ha aiutato nel suo lavoro? Ma mi aiutava di tanto in tanto, quando riusciva a concentrarsi, ma non la cadeva mica molto spesso, sai. Avrei proprio voluto conoscerla. Già, mi chiedo se ti sarebbe piaciuta. Ah, da come le parli, sì, doveva essere una donna incantevole. Ma sì, sono sicura che mi sarebbe piaciuta. Non sono stata mai gelosa di lei, non è un buon segno. Povera Elvira. Sei ancora addolorato quando pensi a lei? Ma no, addolorato no, però qualche volta vorrei esserlo, sai, sì, mi sento. E se quasi morissi, colpevole. Prima che ti fossi mancato di me? Ma che domande orribili, sai. Ma interessante invece. Ma vedi, io non ho mai dimenticato Elvira, anzi me la ricordo molto distintamente. Era un tipo così. Era più attraente di me, voglio dire, fisicamente. Ecco, questa è una domanda scabrosa, mia cara. Ed io dovrei risponderti il contrario della verità. Sei molto gentile, davvero. Ti amo, tutto è chiaro. Ah, non lo so, ma neanche la fantasia più sbrigliata potrebbe tradurre il nostro matrimonio per un folle rapimento. Ah, che vorresti che lo fosse? Santo cielo, no? No, ecco, questo l'hai detto con troppo calma. Ma non siamo più dei ragazzi, Carlo. I folli rapimenti a questo stadio sarebbero incongrui e imbarazzanti, non credi? Ah, ecco, questi saranno i brani. Potrebbe essere anche Madame Arcati. No, lei verrà in bicicletta, va sempre dappertutto con la sua bicicletta. Lei verrà in bicicletta. Dico, cosa facciamo? Vado io o lasciamo che Edith ti spieghi? Beh, aspettiamo gli eventi, vediamo che cosa succede. Secondo me non ha sentito. Calma, sai, Edith, calma. Sì, calma. Sì, signore. La signora del signor Bradman. Caro Giorgio! Scusate, ci siamo in ritardo, sai, ma sono appena tornato dall'ospedale. Ma figurati, Madame Arcati, non è ancora arrivata. Allora, doveva essere lei quella che abbiamo oltrepassato venendo giù per la discesa. E te l'avevo detto che allora mi manderò molto ad arrivare. Vieni, Violetta. Ho fatto che stasera farà la brava. Non ce n'era bisogno. Sono emozionatissima. Ho visto Madame Arcati solo due o tre volte, ma voglio dire, non le ho mai visto fare nulla di strano, ecco. Senti, un martini bianco anche per te? Grazie, volentieri.
Sai una cosa? Ho l'impressione che quella donna sia una vera ciarlatana di professione. Ad ogni modo, è proprio quello che spero. Eh sì, perché il personaggio che ho in mente per il mio romanzo deve essere un perfetto impostore. È uno degli elementi essenziali di tutto il freccio. Ma che cos'è che ti interessa così in modo particolare? Ma il frasario soprattutto, e poi devo dire anche qualche trucco del mestiere. Hai avuto mai occasione di avvicinarla, grazie, professionalmente, intendo dire, Giorgio. Sì, il gennaio scorso è per influenza. Sapete, qui da solo un anno. E devo dire che quella volta lì mi sembrò possedere tutto tranne che facoltà medianiche. Avrei pensato che fosse, non so, una scrittrice. Già, infatti, una volta ci incontrammo ad un ricevimento come colleghi. Che genere di libri scrive? Ma storie bizzarre per ragazzi, piene di flora, fauna, foreste incantate, poi biografie entusiastiche di alcuni membri minori di famiglie reali. Oh, eccola che arriva! Sì, questo sicuramente è lei. Sicuramente è lei. Poi già abbiamo programmato tutta la settimana scorsa, sai. Io le ho detto che ero profondamente interessato a tutto ciò che avesse a che fare con l'occulto e lei sbocciò con una rosa. Io mi sento così emozionata come se dovessi fare un discorso, guarda. Coraggio, Con calma, signore. Sì. Senti, vorrei uscire dalla tua. Sì, scusatemi. Ho appoggiato la bicicletta a quel cespuglio. Se nessuno la tocca sarà perfettamente a posto. Madame Arcasi. Sì, mia cara Madame Arcasi. Temo di essere in ritardo, ma sta facendo, ho avuto il presentimento improvviso che avrei curato. E così sono tornata indietro a prendere la pompa. Voi, naturalmente, non ho curato affatto. No, ci scoraggi, forse vorrà il ritorno, nonna. Il dottor Brad, così giovane e già così famoso. Sono lieto di vederla. Così bene, Madame Arcati. Oh, se permette le presento mia moglie. Ah, ci conosciamo già, siamo vecchie amiche. Ci incontriamo a fare la spesa. Una mission un coster, madame. Se è un martini secco, sì. Se è una miscela, no. L'esperienza mi ha insegnato ad andare molto cauta con le miscele. È un martini secco. Prego, madame. Delizioso. Era magnifico pedalare attraverso il bosco stasera. Il canto degli uccelli mi ha soldato. Ma il tempo è stato splendido tutt'oggi. Dalla sera è l'ora migliore. Come dice il poeta. Grazie! Salve! 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 E non si stanca di andare sempre in bicicletta? Ah, niente affatto! Anzi, lo trovo stimolante! Ah, sì? Io mi stanco mortalmente ad andare in bicicletta. Quel che conta è il ritmo costante da mantenere. E una volta ingranato non c'è da guardarsi indietro. Avanti e via! Ma le salite, Madame Arcati, quelle terribili salite! Attaccarle, signora! Attaccarle! Giù con la testa, su con il cuore, e sei in cima in un lampo. E di là vieni giù come una ventola. E il miglior martini secco che abbia mai bevuto da anni. È molto gentile, ne vuole un altro? Certo. Bene. Lei è un uomo molto intelligente. Chiunque può scrivere libri, ma ci vuole un vero artista per fare un martini secco. Secco al punto giusto. Stai scrivendo qualcosa per me? Tutte le mattine, regolare come un orologio, dalle 7 all'1. Ed è un romanzo o sono memorie, madame? È un libro per ragazzi, sa, deve essere pronto per la fine di ottobre, perché sia nelle librerie per Natale. Tratta tutto di animaletti. Sì, il protagonista è uno scarabeo. Oh. Ho smesso di scrivere le memorie della principessa Pagliatani perché è morta l'aprile scorso. Eh sì, ne ho parlato con lei sere fa e mi ha implorato di continuarle, ma non ne ho l'animo. Ha parlato con lei? Sì, attraverso il mio spirito guida, naturalmente. Era molto nervosa. Attraverso il suo spirito guida? Oh sì, Daphne, non è che una bambina. Ah. Generalmente i bambini sono i migliori. Alcuni medici preferiscono gli indiani, ma personalmente ho sperimentato che non ci si può fidare ancora. No, assolutamente no. Prima di tutto sono terribilmente picchi. E poi quando si trovano dinanzi a delle difficoltà tendono ad usare il loro linguaggio nativo, che naturalmente è incomprensibile, rovinando tutto e facendo perdere un gran tempo. Senza dubbio i bambini sono i migliori, soprattutto quando hanno imparato a conoscerti e intendere meglio le tue maniere. E Dante non dà alcun segno di crescere, voglio dire, rimane una bambina. I valori del tempo sull'altra riva sono completamente diversi dai nostri. Ah, si sente buffa quando va in trance. Buffa? Cosa intende di me? Violetta non voleva dire buffo in senso di comico, ma di strano. Di curioso. La scelta della parola non è stata felice. Sono
accorta per la prima volta di possedere queste doti paranormali? Ah, quando ero piccola. Mia madre era lei stessa una medium e quindi ho avuto la possibilità di cominciare dalla gavetta, per così dire. Ebbi la mia prima trance a soli 3 anni e la mia prima manifestazione ectoplasmica a 5 anni e mezzo. Che giorno emozionante. Non lo dimenticherò mai. Naturalmente la manifestazione stessa fu molto piccola, di breve durata. Ma per una bambina della mia tenera età fu di grande soddisfazione. Ti immagino la gioia di sua madre. Oh, sì, ne fu molto felice. E il futuro? Prevede anche il futuro? Decisamente no, signora. Disapprovo fortemente la lettura del futuro. Ah, sì? E perché? Vi sono connessi molti empirismi e mistificazioni, anche quando il dono è genuino. Che avviene molto raramente e non ci si può fare mai un sicuro affidamento. In che senso non ci si può fare un sicuro affidamento? Sempre per il tempo, signora. Il tempo è lo scoglio su cui si infrangono le nostre piccole marchette mistiche. Intende dire che il passato, il presente e il futuro sono la stessa e identica cosa? Da gran tempo sono giunta alla conclusione che nulla è stato definitivamente provato riguardo alla fuga. Molto saggio, madame, davvero, molto. Se i signori se la prendessero un po' meno comoda, mi sento così agitata. Ah, non lo sia, signora, ciò rende tutto molto, ma molto più difficile. Speriamo che sia ben disposta questa sera, madame Arcadi. Non si tratta di disposizione, ma di concentrazione piuttosto. Beh, per perdonare la nostra impazienza, madame, ma possiamo benissimo aspettare. Aspettare? Non c'è da aspettare. Allora, ovunque. Dobbiamo fare qualche cosa noi? Fare? Ah sì, tenerci per mano, non so. No, 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 questo avverrà dopo. Allora. Adesso qualche profondissima ispirazione da riflettere. Parlate pure se volete, non mi disturba affatto. Ma guarda. Quel gufo laggiù è molto arrabbiato. Come dice, scusi? Ho detto che quel gufo laggiù è molto arrabbiato, ascoltate. Ah, sì, ma lei come fa ad accorgersene? Dal timbro. Ah, dal timbro. Niente luna. Meglio così dal resto. C'è nebbia che sale dalla palude. Non sarebbe lì che accende il faro della mia bicicletta nel caso che qualcuno vada a sbatterci. Come lo vediamo? Stasera non aspettiamo altri. No. Buonanotte, Angelina Mazzarello! Avete il tavolo? Ti guardi, questo potrebbe andare bene. Controlli. Aiuto alla ragazza di non disturbarci. Sì, certo. Bene. Questo è il momento che ho sempre detestato. Forse, madame, si sente un pochino nervosa. Sì, da piccola mi venivano le nausee. Meno male che le ha superate. Giù. Luigino e Carletto aprono l'armadietto. Cercano il mandorlato, trovano il pan grattato. È una cantilena un po' sciocca, ma Daphne mi piace moltissimo. Adesso dovete sedere tutti accanto al tavolo. Vieni, e posarvi sopra le mani. E le luci, madame, le luci. Ogni cosa a suo tempo, signor Cozzadai. Segga, per favore. Spegnerò le luci.
Allora può darsi che mi muova un po' per la stanza o che mi distenda sul pavimento. Ma al momento opportuno prenderò questo piccolo, caro sgabello e mi unirò a voi accanto al tavolo. Mi metterò tra lei e sua moglie, signor Consadari, e poserò lievemente le mie mani accanto a lui. Devo pregarvi di non rivolgermi mai la parola o di fare alcunché che possa distrarmi, è tutto chiaro? Perfettamente, madame. Naturalmente non posso garantire nulla. Può darsi che Daphne non sia disponibile. Aveva una cefalea recentemente ed era molto nervosa, povera cara. D'altro canto, un'infinità di cose potrebbero accadere. Per fortuna, gli spiriti cosmici in questo periodo dell'anno sono molto improbabili. Ma perché? Che cosa fanno gli spiriti cosmici? Ah, non si può dire. Certe volte assumono l'aspetto di un vento freddissimo. Non sarebbe piacevole. Ed ora siete pronti a sgomberare le vostre menti? Intende dire, immagino, che dobbiamo cercare di non pensare a nulla. Assolutamente a nulla. Concentrarsi su di uno spazio o su di un colore indefinito è assolutamente il sistema migliore. Farò il possibile. Cominciamo con la musica, Luzzo. Fermo, Carlo, sei buono? Le dita devono toccarsi, Giorgio, ricordati che ha detto con la marca.
Complimenti, madame Arcadia. Mi rendo pienamente conto dell'ironia delle sue parole, dottor Bradman. E
quale sarebbe l'eccellente soggetto per esperimenti di ipnosi telepatica. C'è una mia vecchia amica che è una profondissima esperta. Avrei piacere che la visitasse un giorno. Ne sarei più che lieto. Buonanotte a tutti! La prossima volta risultati eccezionali! Evocheremo l'intero esercito delle ombre! Va bene, va bene, venga, venga. Mamma mia! Attenta, Ruth, potrebbe sentirmi! Ah, non posso farci niente, non so come sei riuscita a trattenermi tutta la serata, guarda. Salvo a te, Giorgio, ti ha sistemato per bene, e per meglio. È proprio una vera pazza, guarda, non c'è il minimo. No, ma fai sì che ci creda con me. Ma che, tutta una mistificazione. Benché tenga una linea molto più originale degli altri. E lei avrà finito per convincersene un uomo anche lei, può darsi, guarda. La trance era abbastanza genuina, ma questo si spiega con facilità. L'isterismo? Sì, una forma di isterismo sicuramente. Beh, spero che Carlo avrà trovato tutto il materiale che voleva per il suo libro. Avrebbe avuto molto di più se non si fosse comportato in quella maniera. Sono veramente arrabbiatissima con lui. Ci deve essere una finestra aperta. Sentito una corrente d'aria. No, guarda, sono tutte chiuse. Deve essere uno di quei, come si chiamano, di cui parlava Maga Marcati. No, secondo me la stagione adatta. Così quella pazza se n'è andata via pedalando a velocità diabolica. Ha avuto qualche difficoltà con il funzionamento del fanale, ma poi... Che tipo? Eppure sapete una cosa, ho finito per convincermi che è assolutamente sincera. Carlo! Ma sì, non ti pare, Giorgio, potrebbe essere. Una di quelle manifestazioni di autotropismo che le porta appunto a Ruth. Sai, questi soggetti stelici... Carlo, Giorgio, deve essere tardissimo. Non sarà bene che andiamo a casa, caro? Vedete, come comincia a interessarmi a qualcosa, Violetta mi interrompe. Ma puoi negare che ho ragione, caro? È quasi mezzanotte. In effetti, senti, Carlo, domani mattina studierò tutto a casa con calma, da vedere. Sì, vabbè, ma almeno un altro bicchierino prima di andartene, non lasciarmi solo, ti prego. Ti ringrazio, ma credo che Violetta questa volta abbia ragione. Domani mattina devo alzarmi a un'ora abominevole. Devo andare a Salisbury per operare un paziente, mi dispiace. È stata una serata meravigliosa, Ruth. Sei stata proprio gentile ad invitarci. Non figurati, Violetta. Arrivederci, Giorgio. Arrivederci. Mi accompagna. Ciao, Giorgio. Senti, forse ho bisogno di un altro bicchierino, sai? Sì, ne vuoi un po' anche tu? Oh no, grazie, caro. No. Credo che non prenderò neanche appunti stasera, sai? No, meglio cominciare domattina, a mente fresca, molto meglio. Oddio! Sei un fantasma? Credo di sì, ma non vedi, è tutto così confuso. Carlo, ma con chi stai parlando? Ma scusa, cara, ma non vedo. Ma non vedo cosa? Ma Elvira! Elvira? Certo, Elvira, cara, Elvira, questa è Ruth. Ruth, questa è Elvira. Non preoccuparti di me, sarò del tutto felice con una bottiglia di gin in camera mia. Ma non dire sciocchezze, caro. Hai detto di la cuoca che puoi fare per due. Va bene, signora. Dove vi paese stamattina? Desideri qualcosa?
Sì, molte cose, ma dubito che tu possa trovarle in paese, mia cara. Lasci stare la tavola, che poi ci penso io. Va bene. Ti prego, Ruth, sì, ragionevole. Sono perfettamente ragionevole. Ma io non fingevo, ho creduto veramente di aver visto Elvira. E quando ho sentito la sua voce, sono rimasto sbalordito, guarda. Ma è impossibile che tu l'abbia vista. Lo so che è impossibile, eppure ti assicuro che l'ho vista. L'hai sopportata per 5 anni? Quando mi è venuta davanti, ha avuto un mi è perfino caduto il bicchiere, dico, avrei visto, no? Posso concederti che tu abbia creduto di vederla? Sì, è quello che cerco di spiegarti, da ore. E allora ovviamente c'è in me qualcosa che non funziona. Sì, c'è in me qualcosa che non funziona, qualcosa di fondamentale. Ed è per questo che sono ore che sto cercando di implorare la tua comprensione. Ed in cambio che cosa ho avuto? Uno sterile sermone in lode della sobrietà. Ma non puoi negare che avessi bevuto ieri sera, calma. L'ho anche bevuto, ma non molto più del solito, ecco. E a che cosa lo attribuisci? Non lo attribuisco a niente, ed è per questo che mi sento malissimo. Ti sentivi bene ieri, fisicamente voglio dire. Ma certo, certo che mi sentivo bene. Che cosa abbiamo mangiato per colazione? Che cosa abbiamo mangiato? Dovresti saperlo, abbiamo mangiato insieme, quindi... Fammi pensare, c'era quel piatto a base di formaggio, se non vado errato, sì. E sfoglie al limone. Ecco, ora tu dovresti spiegarmi perché mai un piatto a base di formaggio a colazione dovrebbe farmi vedere la mia defunta moglie dopo cena. Ma non si sa mai, caro, era piuttosto abbondante. Ah, scusa, tu forse hai visto il tuo defunto marito eppure ne hai mangiato quanto me. Non siamo sulla buona strada. Lo credo che non siamo sulla buona strada, però non li imboccheremo mai, mai, finché tu seguiterai ad attribuire dei fenomeni soprannaturali, mia cara, ad una stupida irritazione gastrica. Soprannaturale un corpo. Carlo, io credo che tu dovresti farti vedere da uno specialista di nervi. Non sono nevrotica, non sono mai stato, lo sai benissimo. Ah sì? Allora da uno psicanalista. Oh sì, da uno psicanalista, ecco. Magari per farmi dire che all'età di 4 anni mi ero innamorato, che so, del mio cavallo a dondolo. E questo dopo mesi di costosa umiliazione, no, grazie, no. E allora che cosa conti di fare? Ma non conto di fare nulla, mi sento malissimo, mi sento disagio. Forse qualcosa che opprime il cervello. Sì, ma se così fosse dovrei perlomeno avere dei mal di testa, non credi sentirmi male? No, non necessariamente, caro. Lei ora vicino alla fontana è completamente rovinata. Sembra un campo di insalata mista. Oddio. Che c'è? È ritornata. Chi è ritornata? Dire. Ma Carlo, sforzati di non dire assurdità, ti prego. Tutti quegli anemoni, poi, sono così volgari. Beh, a me gli anemoni piacciono, devo sì, dire che non... Che cos'è che ti piace? Pochi vanno bene, ma una massa come quella è semplicemente orribile. Che cosa stavi dicendo a proposito degli anemoni? Non ci pensare, in questo momento ti dico che arrivi di nuovo. E avete avuto una bella scenata, e vi sentivo fin dal giardino. Beh, ti prego di pensare agli affari tuoi. Mi pare che siano affari miei se ti comporti come un pazzo. Immagino che sia stato per me vero. Oh, lo so, dovrei esserne dispiaciuta. E invece ne sono immensamente felice. Non puoi essere così sconsiderata. Sconsiderata? No, senti, ora poi. Guarda, io ho fatto tutto il possibile per controllarmi. Sì. Ma ora voglio dirti che non credo una parola di questa tua dannata allucinazione. Tu hai qualche idea, qualche disegno. Tu cerchi di sconvolgermi. Per qualche ragione oscura cerchi di farmi fare qualcosa di cui io debba pentirmi. Capo, io non te lo perdonerò, non voglio rinunciare l'esistenza per questo. No, e non mi venire vicino. Non per me niente, Reno, per me. Ma sei proprio senza cuore. Senza cuore. Parlavo con te, parlavo con Elvira. E allora parlo con Elvira, mi la soffiare, non rivolgermi mai più a parola. Beh, ma è soltanto... Elvira, fai qualche cosa, per l'amor di Dio. Ma... Certo, caro, ma che cosa? Forse potresti... Ecco, potresti fare in modo che ti veda, ecco. Oh, temo di non poterlo fare. È tecnicamente la cosa più difficile, è assolutamente complicata, sai, ci vogliono anni di studio. Sì, lo capisco, ma voglio dire, in questo momento tu sei qui, vero? Non sei una allucinazione. Potrei anche essere un'allucinazione, ma senza dubbio sono qui. Ecco, ora dimmi, cara, come hai fatto a venire? Ma te l'ho già detto ieri sera, non lo so esattamente. Bene, ora dovresti promettermi che in futuro verrai a parlarmi soltanto quando sarò solo, va bene? Oh, come sei scortese! Mi fai sentire come un'intrusa, non sono mai stata trattata così male in vita mia. Beh, io non ho nessuna intenzione di essere scortese, ma cerca di capire. Ma è colpa tua se hai sposato una donna che non è capace di vedere al di là della punta del proprio naso. Se avessi un grado di vera simpatia o di affetto per te, dovrebbe credere a quello che le dici. Beh, devi ammettere che non è che sia facilissimo credere ad una cosa di... Carlo? Sì, cara? Carlo, mi dispiace di essermi comportata così. Ah, davvero? Sì, Carlo, beh, è una manovra. Stai calma, perché... Sì, caro, saremo tutti calmi come i topolini. Sì, tutti.
Senti, Carlo, vieni di sopra. Io voglio che tu vada a letto e ti metti a dormire ma e aspetti Giorgio. Giusto, caro, voglio che tu vada di sopra e aspetti Giorgio. Ma no, è prima che le mie corde ti prendano come piede, che mi c'è la forza. Elvina! Elvina, per favore, fai qualche cosa, per l'amor di Dio! Sì, ma cosa, caro? Ma forse potresti... Ecco, ho trovato Ruth. Ruth, vieni qui. Siedi e ascoltami un attimo. Ma perché prima non vieni di sopra? No. Sarebbe meglio che tu dormissi un pochino, Carlo. Siedi e ascoltami. Ecco, se ti prometto che più tardi verrò di sopra, mi metterò a letto e farò come dici tu, mi farai restare qui ancora per 5 minuti, mia cara. Ma Carlo, io credo che sarebbe meglio che tu venga di sopra, dopo potresti darmi tutte le cose. Prego, ti prego, vorrei. Per quanto pazzo ti possa sembrare, per 5 minuti soltanto, va bene? Va bene, di che si tratta? Ecco, ora ascoltami, attento. Prendi la sigaretta, ti cambierai nervi. Non voglio una sigaretta. E allora non la prendere, caro, non la prendere. No, non la prendo. Dicevo, io sono fermamente deciso a provarti che il fantasma, la parvenza o come la vuoi chiamare, della mia prima moglie, Elvira, si trova adesso qui, in questa stessa stanza. Sì, ecco. Caro, sì. Sì, lo so che non ci credi e che cerchi coraggiosamente di assecondarmi, ma io sono fermamente deciso a provartelo. Ecco, allora. Ma perché prima non vieni di sopra? Dopo potresti darmi tutte le prove che vorrai, caro. Più tardi potrebbe non esserti più. Oh, non ti preoccupare, ci sarà. Sì. Buono, caro, buono, ti prego. Sì, buono. Ora, Ruth, ascoltami. Lo vedi quel bricco sopra il tavolino? Sì, caro, lo vedo. Ce l'ho messo io stamattina. Ce l'hai messo tu. Ora Elvira, lo porterà dal tavolino fino alla mensola del caminetto. Lo vuoi fare, Elvira? Lo vuoi fare per me? Non vedo perché dovrei farlo. Sei stato tanto scortese verso di me, che mi sono materializzata. Sì, lo capisco, ma ti prego, magari per una volta soltanto fallo per me. Va bene, per una volta sola. Sì, una volta sola. Ma anche se non lo provo, questo genere di manovre. Allora, non osserva attentamente. Ecco. Così, brava Elvira, brava, porta la tua mensola. E poi di nuovo al suo posto, sì, gente. Oh, Carlo, è un trucco, io lo so benissimo, l'hai inventato tu. Fa parte tutto di un orribile piano. Ma sì, Carlo, nessun trucco, Elvira, fai qualche altra cosa. Sei così, lo sadico, io non ti perdonerò mai, Carlo. Ma fai così? Ma ci devi credere, era lei, era lei. Lasciami, non è saltato. Aspetta. Oh, c'è. C'è qua la luce. Non che va? Sono le luci. Salvo, salvo. No, che va? Forse virà. Via, via. Lascia. Non c'è censurato ormai. Vai, vai. Ci devi credere, lasciami, lasciami. Oh, Carlo, Carlo! Giurami che è uno scherzo, che è una forma di immortismo! Giurami, oh, Carlo! Adesso io! Ma la fai, signora? Ma la fresca, la fresca, la fresca, la fresca! Ah, la smetta, non ti dicevo un'altra volta! Cosa prende io? Aspetta, allora, Madame Attardi, prego, non si accomodi. Trovo questa stanza molto interessante, assai interessante, davvero. L'ho notato l'altra sera. Sì. E mai stata al Maniero di Cowden? Maniero di Cowden? No, credo di no. Anche là è molto interessante. Ti colpisce come... Stare benissimo con Elvira. Che brutto carattere, vero Carlo? Non riesco a capire come tu abbia potuto sposarla. Beh, ora ovviamente è un po' sconvolta, dobbiamo concederle delle attenuanti. Oh sì, ma io non ti ho mai trattato male, nemmeno quando tu ti comportavi da brutto. Da brutto? Io non mi sono mai comportato da brutto, su. Questo è intollerabile, senti. Sì. Dov'è Elvira? È seduta lì, nel tavolino.
Sentimi, Elvira. Devo per forza chiamarti Elvira. Non posso mica tutto il tempo dire signora Conza, dai, mi sarebbe un po' ridicolo, non credi? Io non vedo il perché. Ha detto qualcosa? No, no, ho detto che è felicissima. Sei un vero tesoro, cara. Grazie, Elvira. Sono veramente contenta. Riconosco di aver invitato Madame Arcati per farti, beh, esorcizzare. Ma io credo che se tu fossi stata al mio posto, l'avresti fatto altrettanto, non credi? Oh, sì, ma l'avrei fatto un po' più diplomaticamente. Cosa dici? Oh, niente, niente, annuisce, sorride, è felice. Grazie, Elvira. Vorrei veramente che non ci fossero malintesi fra noi due. Ecco, brava. Ma prima di andare avanti... Sì? Vorrei chiederti una cosa, cara. Mm? Perché sei venuta qua? Io non credo che tu abbia potuto sperare qualche altra cosa, tranne il fatto di far apparire Carlo come una specie di video mostrale. Sono venuta perché la forza dell'amore di Carlo tirava, tirava, finché mi ha trascinato. E non è vero, Carlo. Che cosa dice? Oh, dice che è venuta così perché voleva rivedermi. E beh, ora ti hai visto, no? Sì, vabbè, d'accordo, quando possiamo mostrarci in ospitale, su. Vabbè, io non ti vorrei sembrare in ospitale, ma vorrei avere un'idea di quanto tempo intendi trattenerci. Non lo so, non lo so davvero. Sì, 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 a proposito, che cosa ha detto la Magalan, eh? Ha detto che non poteva fare niente. Urrà, rimango qui. Non ti agitare, Luca, vedrai che presto ci adatteremo, sai. Devi riconoscere in fin dei conti che questa è un'esperienza veramente unica. Non vedo il motivo per cui non dovremmo ricavarne un grande spasso. Spasso? Ah, certo. Senti, Carlo, tu devi proprio aver perduto il cervello. Ma niente affatto, da prima ho creduto che fosse così, ma ora guarda. Devo dire che comincio a divertirmi. Oh, Carlo, adesso ricomincio. Ah, Elvira, non dire così. Immagino che avrà detto così. Senti, Elvira! No, guarda, da vicino alla finestra. Ma perché diavolo non rimane allo stesso posto? Non so, un altro scatto, povero caro, che dica per te. Beh, senti, cara, smetti di parlare così, non farei che peggiorare le cose. A chi si riferisce, pensare a lei o a me? Ecco, si riferisce a tutte e due. Ma senti, è intollerabile. Io pranzerò per conto mio, in camera mia. La casa è tutta a vostra disposizione. Potrete parlare, pettegolare a sazietà. Domani mattina andrò all'istituto di ricerca. No. E se non basterà, arriverò fino all'arcivescovo di Carantello. Ruth, l'arcivescovo, per favore. Che vigliacco! Veramente tremendo. Pensa, ha dovuto riscriverlo tutto da capo, povero caro.
Ogni parola. Prendi qualcosa, Violetta? Oh no, grazie cara. Giorgio sarà qui al momento e dovremo andare via subito. Dovremmo essere nei Wilmot per le 7, sono già quasi. Io prendo un uscello, ne ho davvero bisogno. Non ti preoccupare per il braccio di Carlo, non sarà altro che una distorsione. Non è del braccio che mi preoccupa. Sono sicura che Edith tra qualche giorno sarà di nuovo in piedi e in faccenda. La cuoca si è licenziata questa mattina. Mamma, questi domestici sono tremendi. Nemmeno un briciolo di gratitudine. Al primo segno di qualche guaio ti piantano in asso. Scappano via come i topi da una nave che affonda. Non direi che la tua similitudine sia del tutto felice, Violetta. Scusami, cara, non volevo proprio. Non fa niente, guarda. Cara Ruth, niente di serio, soltanto una piccola distorsione, sai? Meno male. Ha fatto un mucchio di storie mentre lo visitavo. Si sa, gli uomini sono pazienti molto peggiori rispetto alle donne, specialmente gli uomini con i nervi tesi come tuo marito. Hai nervi molto tesi? Eh sì, Ruth, te ne volevo appunto parlare. Credo che abbia lavorato troppo in questi ultimi tempi. Lavorato troppo? In uno stato nervoso estremo. Ma niente di serio, intendiamoci. Io consiglierei un paio di settimane di riposo, ma assolutamente. E che cosa te lo fa credere? Conosco i sintomi, Ruth. Dai, il trauma di quella brutta caduta. Vedrai, con il riposo risolverà sicuramente. E che frasi hai notato? Ma in effetti ho notato una certa tensione, una forte tensione, delle frasi sconnesse. Pensa, a un certo punto, mentre lo visitavo, ha gridato: ma che cosa stai facendo nel bagno? E poi mentre gli scrivevo una ricetta: comportati come si deve. Che strano. No, gli succede molto spesso quando è immerso nella lavorazione di qualche libro. Io non ne sarei per niente impensierito, ma sai, riposo e cambiamento d'aria gli faranno sicuramente bene. E la povera Edith come sta? Se la caverà anche lei in un paio di giorni. Mi pare strano, cara, che sia Edith che tuo marito siano caduti nello stesso giorno. Ma vero, cara, se queste cose ti divertono. Andiamo, Violetta, parli troppo, come sempre. Sei odioso. Arrivederci, mia cara. Tornerò domani mattina a visitare i pazienti, cara. Ti ringrazio ancora, Giorgio. Mi accompagni. Se ne sono andati? Sì, proprio ora. Te l'avevo detto che era una cosa da niente. Potevi anche fare a meno di farli venire. Carlo, dov'è Elvira? Elvira è in camera sua, che sta sfogliando un album di vecchie foto. Sei sicuro che non sia lì? Dove sono sicuro, sono sicurissimo. Carlo, devo parlare, è importantissimo. Senti, Ruth, sei stata molto brava in questi ultimi giorni. Adesso perché vuoi ricominciare a farmi delle scene? Carlo, smettila con questo tono paternalistico. Se sono stata molto brava, come tu dici, è perché non c'era altro da fare. Ma scusa, la situazione di Elvira è altrettanto difficile, se non di più. Ma poverina, è tornata qui dopo 7 lunghissimi anni di permanenza nella di là, che cosa trova? Che cosa? Litigi ed ostilità in continuazione. Beh, che cosa si aspettava? Direi che anche una manifestazione ectoplasmica ha diritto a un po' di gentilezza e di comprensione. Ah, belle storie. Belle storie, questa non è una risposta sensata. E allora forse ti interesserà sapere che il Elvira è molto più pericoloso di una cultura di macigno o mosca a te. Sciocchezze, ma come può essere pericoloso un povero spiritello ansioso e solitario come il Elvira? Oh, in un modo molto semplice, Giancarlo, è già cominciato a dimostrare. Ah sì, e come? Sentiamo. Lei è venuta qui con un sole di e se non lo hai ancora capito, sei ancora più sciocco di quanto io immagini. Ma scusa, quale altro scopo pensi che possa avere oltre ad un naturale desiderio di rivedere me? Non devi dimenticare che mi era molto affezionata, poverina. Ma mio caro, il suo sogno del tutto palese ed è quello di prenderti per sempre. Ma poi contente, poverina. In un modo semplicissimo, caro, facendoti morire. Facendomi morire, tu sei pazza. Ah sì? E perché credi che la povera Edith sia caduta dalle scale rompendosi quasi la testa? Ma che cosa c'entra Edith adesso? Perché una parte della rampa delle scale era stata completamente spalmata di grasso. La cuoca se ne è accorta dopo. Questa è tutta una tua invenzione. Ah sì? E perché credi che ti sia rotto il braccio mentre segavi il ramo secco del pero? Scusa, ma perché mai poi dovrebbe volermi uccidere? Guarda, capirei se mai... Pugno in fronte all'istante stesso che entra nel salone. Mia cara madame Arcadi è stata così gentile a venire. Cosa c'è in questi sandwich? Cerioli. Meglio di così. La prego, si accomodi. Prego. Coraggio. È così difficile da spiegare, madame. I fatti sono più semplici.
Infatti, madame, che sono così difficili. Sono così fantastici, sapesse. I fatti sono fantastici molto più spesso di quanto non si creda. Su, su, coraggio, faccia tutto. Indubbiamente avrà sentito strani rumori di notte. Cigolini, porte sbattute. Fievoli lamenti, nei corridoi, non è così? No, non è così, molto peggio. Sono tutto orecchi. L'altra sera, dico durante la seduta, qualcosa è avvenuto. Ah, lo immaginavo, sono furbissimi, sa. Certe volte rimangono acquattati per giorni e giorni. Lei sapeva che il mio marito era stato già sposato? Sì, sì, l'ho sentito dire. La sua prima moglie, Elvira, è morta relativamente giovane. Dove? In questa casa, in questa stessa stanza. Comincio a vederci chiaro. E l'altra sera, dopo che sono andata via, si è materializzata? Sì, ma soltanto per lui. Splendido, splendido, veramente superbo. Un trionfo, signora, un trionfo. Niente più e niente meno che un trionfo. Ma dal mio punto di vista è di poco imbarazzante. Ma lei capisce. Un'autentica materializzazione. Si segga, madame, la prego, cerchi di contenere questo. Ma come si può sedere in un momento come questo? Non ho avuto un successo simile nei tempi del caso Hutchinson. Sono tuttavia, la prego di sedersi ugualmente, madame. Sì. Sono stata deplorevolmente egoista. Ma come posso aiutarla? Come? Ma rimandando immediatamente Elvira nel luogo da cui è venuta. Temo che sia più semplice a dirsi che a farsi sia la cosa, dai. Ma mia cara madame Arcati, dove è? È andata in paese a trovare una sua vecchia amica che ha abitato a quelle parti. Ah, scusi un momento, dovrò fare una comunicazione all'istituto di ricerche psichiche. Vabbè, io le sarei grata se non facesse dei nomi. Oh, no, sarà un rapporto confidenziale. E sa, questo sì. È un piccolo paese e i pettegolezzi sarebbero veramente spiacevoli. Non si preoccupi, dunque ha detto che è visibile solo al marito? Sì. Visibile solo al marito? E udibile anche, immagino. Estremamente udibile. Estremamente udibile. Suo marito l'era molto affezionato? Sì, credo di sì. Marito affezionato? Si trova un matrimonio abbastanza felice. Ah, via. Cosa dice? Quando è che sta passata? Circa 7 anni fa. Ah, vuol dire che era in lista di attesa. In lista d'attesa? Sì, altrimenti avrebbe già superato lo stadio delle possibilità di materializzarsi. Si sarà messa in lista per una visita di ritorno e non le sarà stato possibile se non per una forte influenza che lo desiderasse. Vuol dire che Carlo, mio marito, desiderava tanto di rivederla. È possibile, o forse la sua stessa volontà. Sì. Beh, comunque sia, madame, lei deve fare qualunque cosa affinché lo spirito della prima moglie di mio marito scompaia il più presto possibile. È tempo che le dica, signora Cuselai, che non ho la minima idea di ciò che si possa fare. Vuole dire che ora non è più in grado di fare nulla? L'onestà innanzitutto, signora Cuselai. Ma tutto ciò, madame, è criminale, è pazzesco. Io dovrei denunciarlo alla polizia, guarda. Alla polizia? Mi pare che vada troppo in là, signora Cuselai. Ah, troppo in là? Ma lei non si rende conto di ciò che ha provocato con il suo pazzesco dilettantismo? Dilettantismo? Sono stata una professionista fin da bambina, signora Consolari. Dilettante è una parola che non posso tollerare. È il massimo del dilettantismo evocare spiriti ed essere incapace di liberarsi del seguito. Io ero in trance. Può succedere qualsiasi cosa quando io sono in trance. E allora ci ritorno in trance, madame. E mandi via questa donna da casa mia, non c'è altro da fare. Non posso andare in trance da un momento all'altro. Ci vogliono ore di preparazione e devo mettermi a regime alimentare parecchi giorni prima. Comunque sia, lei deve fare assolutamente qualcosa. Tutto ciò è colpa sua. È tempo che le dica, signora Cuselai, che sono venuta qui la sera scorsa su suo stesso invito. Ma prego, madame, su invito di mio marito. Ho fatto ciò che mi è stato richiesto di fare, cioè di stabilire un contatto con l'aldilà. Non sapevo che vi fossero connessi altri motivi. Altri motivi? E suo marito, evidentemente, era ansioso di mettersi in contatto con la sua prima moglie. Se me ne fosse accorto in tempo, avrei chiesto anticipatamente il suo consenso. Dopotutto, noblesse oblige. Mio marito non era ansioso di mettersi in contatto con nessuno. La seduta fu organizzata semplicemente perché potesse ricavare del materiale ad un libro giallo al quale sta lavorando e che ha per protagonista una medium omicida. Ah! Devo dedurre che l'invito mi fu rivolto con uno spirito di tensione. Ma niente affatto, volevo solo prendere degli appunti per qualche trucco del mestiere. Trucchi del mestiere? È intollerabile! Non sono stata offesa mai tanto in vita mia! Non abbiamo altro da dirci! La prego, madame, non se ne vada! La prego, madame! Altronze, dai! Il mio amico! Il suo atteggiamento è stato spiacevole sin dall'inizio, ci racconta tanto.
il suo atteggiamento. Il suo atteggiamento è stato spiacevole sin dall'inizio, se la cosa dai. Alcune delle sue osservazioni sono state estremamente scortesi e le dico chiaramente che se lei e suo marito sono stati così sciocchi. Il suo atteggiamento è stato spiacevole sin dall'inizio, c'è la cosa là. Alcune delle sue osservazioni sono state estremamente scortesi e le dico chiaramente che se lei e suo marito sono stati così sciocchi da baloccarsi con l'invisibile per futili motivi e con spirito fregioso. Spirito Allegro, numero 3. C'è la rientro in via casa. Cosa diamine ci faceva prima da marcare? No, mi prende, dai, che se va come che viene, ma che è venuto a prendere il tè. Meno male che c'è la cassetta da 3 ore. Nulla di questa condizione. E anche tu mi hai detto la tua intenzione di vivere con Elvira, caro. Infatti non l'ho mai fatto. Oh sì che l'hai fatto, caro. Non è giusto. Non sopravviveremo. Perché era così arrabbiata quella donna? Mi è passata davanti quasi senza contare. Le ho detto la verità circa il motivo per cui l'avevamo invitata alla stasera. Questo non era affatto necessario, anzi è stato molto scortese, ti assicuro. Era necessario, si era messa a fare la ruota, peggio di un favore, bisognava allora sgonfiarla. Allora perché l'hai invitata a te? Ma perché non vuoi uccidere, naturalmente. Giulio. Ho detto che ci esce. Ancora no. E che la rivediamo. Dai, è vero. Andate. È vero cosa? Quello che ha detto Elvira. Sai benissimo che non sento quello che dice Elvira. Ha detto che ha invitato Madame Arcati per farla esorcizzare, è vero? Dov'è, se ne è discussa la possibilità. Ecco quel che si chiama una serpe in seno. Beh, non avevi nessun diritto di fare una cosa simile senza prima consultarmi. Ne ho tutti i diritti, questa situazione è assolutamente insostenibile, tu lo sai. Scusa, se tu soltanto volessi fare un piccolo sforzo e cercare di essere un pochino più amichevole con Elvira, forse potremmo stare tutti insieme benissimo. Ma io non ho nessuna intenzione. Farlo da sola, dovrebbe essere così gentile. Ma è proprio necessario. È così bello trovarmi nella stanza dove è lei. Guardi, le prometto che sarà ancora qui quando tornerà. Oh, va bene. Sì. Oh, cara, mi vuoi volgere la borsetta? Ti prego. È sul tavolo, cara, va bene. Oh, ecco qui, cara. Piccola cara. Oh, grazie. Cari. Sì,
pensi, cara? Carlo, credi che potrà riuscire veramente a farmi andare via? Ma non so, piccola cara. E non chiamarmi piccola cara, è compiaciuto e morioso. Vabbè, ma non c'è nessun bisogno di essere scortesi, però. Che fallimento. Che misero e triste fallimento. Pensare che ero venuta con tante speranze. Sì, però tu non puoi pretendere molte simpatie verso le tue speranze, visto che la principale era quella di assassinarmi. Ma in modo così brutale. Ma è brutale, mia cara. È l'idea più brutale che io abbia mai sentito, vi assicuro. Una volta avresti accolto con gioia l'occasione di restare per sempre con me. No, è che il tuo modo di agire, Elvira, mi ha impressionato oltre misura. Oh, Carlo! Non piangere adesso, non piangere. Non sono che l'obbligo di fantasma, inconsistente, ma ugualmente doloroso. Sei stata tu stessa la causa di tutto questo, lo sai benissimo, lo sai. È vero, ma era perché ti amavo. La cosa più stupida che abbia mai fatto in vita mia è stata quella di amarti. Tu non sei mai stato degno di me. Questa osservazione, Elvira, sfiora pericolosamente l'impertinenza. Stai attenta. Se solo fossi morto prima di incontrare Ruth, sarebbe andato tutto bene. È lei la causa di tutto. Me ne sono accorta appena ho messo piede in questa casa. I tuoi romanzi non valgono nemmeno un quarto di quello che valevano prima. I miei romanzi no. Ruth mi ha aiutato ed incoraggiato anche nel mio lavoro, cosa che tu, cara tu, ti guardavi maledettamente bene al fare. Ed è proprio questo il guaio. Non pensavi altro che andartene a feste, ricevimenti e cose di questo genere. E perché non avrei dovuto divertirmi? E sono morta giovane. Sì, sì, certo. Però non saresti affatto morta se tu non avessi commesso l'imprudenza di andartene di notte sul fiume con quel Guido Anderson bagnandoti fino alle ossa. Adesso ricominciamo con Guido Anderson. Certo che ricominciamo con Guido Anderson. Ti sei comportata in modo abominevole con lui ed è inutile ora che tu faccia delle scene, è inutile. Guido mi adorava e poi era così attraente. A me però avevi giurato che non ti attraeva affatto. Certo, avresti fatto saltare il soffitto se non te l'avessi giurato. Elvira, dimmi, è stato il tuo amante? Preferirei non parlarne, se non ti dispiace. Elvira, rispondimi, lo è stato, sì o no? Ma no, no, naturalmente. Bene, però ti sei lasciata baciare da lui, non è vero? E come potevo impedirglielo? Era tanto più grande di me. È più grande. E avevi giurato che... Certo, facevi continuare le scenate senza motivo. Ah, senza motivo! Tu non me l'hai amato, nemmeno un tantino, era tutta vanità la tua. Ah sì, e credi che sia stata la vanità a sconvolgermi fino a quel punto quando te ne sei andata di notte sulla zattera con Guido Anderson, eh? Non era una zattera, era una piccola lancia. Oh, era una piccola lancia. Certo. E allora lo sai cosa ti dico? Che se anche fosse stato un brigantino a tre alberi non avevi nessun diritto di andarci, nessun diritto. Mi sei dimenticato perché ci sono andata. E perché? Non ti ricordi più che avevi passato l'intera serata a fare l'occhio di briglia a quella spampanata di rago delle perle false? Non credo che una donna del rango di Cinzia Cheviot indosserebbe mai delle perle false. Già, praticamente non indossava altro. Constato con estremo dolore, mia cara, che sette lunghissimi anni di permanenza nelle sfere sublimi dell'aldilà non sono valsi ad attenuare la tua congenita volgarità. È un'osservazione perfettamente idiota. Vedervi, se ripenso ai nostri anni passati, mi accorgo soltanto ora e con orribile gravità che non furono altro che una croce beffa. È la tua solita frase di quando hai torto. Senti, Elvira, per favore, sì. Tu non te ne sei mai accorto, ma io mi sono burlata di te, dall'altare fino alla tomba, di tutte le tue ridicole, meschine gelosie, delle continue pignolerie, delle tue colpe. Elvira, per favore, smettila con questi insulti. Per favore, smettila con... Guarda, tornatela da dove sei venuta. Tornatela da dove sei venuta! Avanti, avanti per tutti! Ma ci richiamo, sì, le pazze, sì. Mettila alla ruota! Ma certo, certo che la richiamo! La richiamo immediatamente! Vuole tornarsene a casa, vuole tornarsene! Ma da Marcati! Ma da Marcati, venga, per favore, venga un attimo! Eccola qui, la pippa da casa! Sì, ancora qui, la pippa da casa, è seduta lì su quella sedia. Oh, cara! Dimmi, la smetta di fare la stupida, romperò qualcosa! Sì, ma da Marcati... Ma da Marcati, mi ascolti, da Marcati. Sì. Elvira e io abbiamo discusso l'intera situazione ed abbiamo deciso che è meglio per lei se ne torni a casa il più presto possibile. A casa? Comunque, da dove è venuta? Non lo so. Ma non potrebbe far tenerla ancora qui un minuto? Io le dovrei fare compagnia, portare qui il mio globo. Assolutamente no. Io abbiamo deciso così e così dovrà essere. Se puoi insistere. Ora mi ascolti a te. Sì. Zitta, seduta. Ma io non posso garantire che accadrà qualcosa, eh? Vabbè, anche non succedere. D'accordo, siamo d'accordo. Comunque lei avrà una formula, no? Qualche cosa. Sì, perfetto. È caduto in disuso dopo il XVII secolo. Va bene. Mi ci vorrà... Che cosa? Un po' di sale di pepe. Va bene, in cucina vado a prenderli. Beh, certo.
vorrebbe anche della mandragora e un paio di rane, ma penso che ce la faremo ugualmente. Non ti preoccupare, mia cara, non sentirai il minimo dolore. Ci penso. Guarda un po'. Cara. Oh, sì, lo spazio pure sul tavolo. Appena un'ombra. Sarà un fiasco, ci giurerei. È buona, Elvira. Qui. Oh, ed ora il grammofono. Ai vecchi tempi usavano zufoli e zampoglie. Se solo il presidente dell'Istituto di Ricerche Psichiche potesse vedere tutto ciò, resterebbe di sasso, glielo giuro. Segga pure, signor Consadai. Poggi le mani sul tavolo, ma è andato in sale e bene con le dita. No, tocco, no. Spegnerò io le luci. Mm. Oh, crippio! Ero quasi scordata. Un triangolo, un mezzo cerchio e un pochino. Un triangolo, un mezzo cerchio e un pochino. Un triangolo, un mezzo cerchio. Quante storie, è un imbroglione bello e buono. Ah, in modo vale la pena di provare. Oh, ecco. Non sicuro, ti vorrei quanto te che riuscisse. Ma scommetto, 10-1 che sballa. Un triangolo, un mezzo cerchio e un pochino. Un triangolo, un mezzo cerchio e un pochino. Un triangolo, un mezzo cerchio e un pochino. Vuol dire a sua moglie di distendersi sul divano. Ti prego, Elvira. No, quante sciocchezze. Oddio. Oh, sì, cara, brava, bene così. Le braccia lungo i fianchi, le gambe distese. Ah, respira regolarmente. Uno, due. È comoda? È comoda, Elvira? No. Dice che è comodissimo. Sado da lei tra un secondo, signor Consadaio. Forse dovrò cadere in una leggera trance. Ma non ci faccia caso. No. Ed ora la musica. E via, si parte! Concentratevi, spettro arcano, amico odiato, mai tu venga richiamato. Sale, pepe, arti, dotte, ti ricacci nella notte. Che bello il mio buono. C'è qualcuno là, un colpo sì. Due colpi no, c'è qualcuno là? Sei tu, Daphne? Oh, scusami se ti disturbo, cara, ma la signora Consadai vorrebbe ritornare. Daphne, ci puoi aiutare? Cioè, è caduta, vada per caso. È ancora qui? È successo, è caduta, certo che è ancora qui. È qualcosa non deve aver funzionato. E allora faglielo ripetere come si deve. Sono stufa di essere sballottata da una parte all'altra. Ma qualcosa è successo. Davvero? No, è successo. Lo sento. L'ho sentito durante la trance. Mi ha attraversato come un brivido. Carlo, ma cosa significa tutto questo? Se volesse uccidere te, ecco, ma meno. Ma mio caro, se tu morissi sarebbe il suo trionfo definitivo, potrebbe averti con sé in eterno e gli occhi a tre vuote. Ruth! Lo capisci ora? No, non può essere così subdola, così malvagia, e tu credi? Oddio, devo ammettere che è sempre stata di carattere un po' leggero e irresponsabile, ma guarda, capace di una bassa astuzia di questo genere non l'avrei mai creduto. E beh, caro, forse il mondo degli spiriti l'avrà
un po' guardata. Sì, ma che cosa possiamo fare adesso? Carlo, smetti, ho ricordato con questa cane bastonato, concentrati. Sì. È una cosa grave. Lo credo. Ebbene, noi dobbiamo fare in modo che lei non si accorga di nulla. Ci comporteremo in modo assolutamente naturale, come se niente fosse. Io andrò da Madame Arcaci. Sì. Tu mi dirai che sono andata in paese per fare delle stelle. E mi raccomando, sta attento a non togliere. Sei pronto? Pronto? Pronto per che cosa, cara? Per andare a Folkestone, naturalmente. Ah, già, Folkestone, sì. Senti, forse prima ho bisogno di un altro bicchierino, sai? Comincio a credere che tu non mi ci voglia portare a farlo. Ma come? Ma certo che ti ci voglio portare. Certo, soltanto che pensavo che forse sarebbe meglio andarci domani, ecco, domani, sì. Devi ammettere che questa è una notte veramente terribile. Oh, per di più, la macchina non sarà ritorno che tra mezz'ora. Che cosa hai detto? Ho detto che Ruth ha dovuto prendere la macchina per andare in paese, ma tornerà presto. Oh no, hai detto che Ruth ha preso la macchina? Sì, per andare in paese, ma non... Ferma, devi fermarla immediatamente. Perché? Fermala, ma subito fermarla. Ma non puoi fermarla, ormai l'ho sentita partire un attimo fa, non può... Oh mio Dio. E dite, che cosa hai fatto? Non ho fatto niente, perché, figurati. Elvira, tu menti. Ma io non mento. Su che cosa dovrei mentire? Elvira, tu hai fatto qualche cosa di orribile. Non mi guardare così, caro. E che cosa hai fatto? Non ho fatto nulla. Elvira, rispondimi, che cosa... Mio Dio. La macchina! No. Ma sì, Ruth aveva ragione, tu. Tu mi volevi uccidere. Ma no, Carlo. E che cosa hai fatto alla macchina? Che cosa hai fatto? Povera lui. Io domani starò malissimo, ragazzi. Non potrei venire. Avrò un tetto da cavallo. Venga, Madame Arcaci, si accomodi, la prego. Venga. Spero che la mia visita non le sia sgradita, signor Consolari. Ah, per carità, Madame Arcaci, la prego, si accomodi. Grazie, non ho potuto fare a meno, sa? Sì, preferisce un caffè o un limone? No, grazie, ho sentito come un impulso irresistibile, come un turbine che mi trascinasse. Ah. E così mi sono saltata sulla mia bicicletta ed ecco qua. Davvero? Sì, mi fa piacere, senta. Preferisce un caffè o un limone, ma guarda. No, grazie. Tu impediti da tutte insieme, le battute, poi andate. Io sono un po'. Lasci stare, la mancare. Aspetta, la riprendo. Ricominciamo da capo. Perché no? Non ti ho
cosa. Ma da capo intendi? Vabbè, io messo un segno e non lo dico, La prego, la Vaccati, si accomodi, la prego, si accomodi. Spero che la mia visita non sia sgradita, signor. Ma per carità, ma la Vaccati, per carità, preferisce un caffè o un liquore? No, no, grazie. Non ho potuto fare meno di venire. Ah, davvero? Sì, ho sentito come un impulso irresistibile, come un torbido che mi trascinasse. E così sono saltata sulla mia bicicletta ed eccomi qua. Sì, sì, capisco, capisco. L'altra sera con sua moglie mi sono lasciata sopraffare dei nervi. Pedalai fino a casa in preda alle vampe debilita, signor Cosarai. Allora non posso perdonarmelo. La prego, mi lasci continuare. Mia la colpa e mia la vergogna. Se non fossi stata così impetuosa, se avessi dato ascolto alla calma voce della ragione, molto avrebbe potuto essere evitato. Ma vede, Madame Arcati, lei disse francamente a mia moglie di non essere in grado di aiutarla. Ora non vedo cos'altro possa rimproverarsi lei oltre a quello sciagurato infortunio originale. Ho gettato la spugna! Oh. In un momento di crisi ho gettato la spugna, invece di gettare il guanto. Qualsiasi cosa avesse gettato, madame, temo ugualmente che non si sarebbe potuto fare nulla. Non avrei dovuto darmi la vinta al primo scontro. Avrei dovuto concentrarmi, fare uno sforzo. Non ci pensi, non ci pensi. Ci penso con ogni fibra del mio essere. Non ho fatto che leggere in questi ultimi terribili di giorni. Immagino che siamo soli, vero? Sì, sì, siamo soli. La mia prima moglie in questo momento si sta riposando. Sai, il funerale l'ha sfinita, poverina, l'ha sfinita. Ah, dica, non ha notato nulla nella struttura della sua prima moglie dopo l'incidente? No, veramente no. Magari è un po' avvilita, un po' abbattuta, ecco, ma tutto questo. Allora, anche questo va in aria. Come dice, scusi? Ah, sì, una teoria molto diffusa nell'Ottocento diceva che uno spirito che avesse partecipato allo spirito di un essere umano si disintegrava completamente. Sì, ma lei come fa a sapere che Elvira è stata in un certo modo responsabile della morte di Ruth? Elvira, il nome è armonioso, musicale, suggestivo. Elvira! Sì, 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 va bene, Madame Arcati, però lei non ha risposto alla mia domanda, come ha fatto a saperlo? Ma non ve l'ho detto la sera, in una volta. Ah, non è intuito così. Sì, sì, cara. Ma che cosa è venuto a fare qui? Beh, è venuto a presentarmi le sue condoglianze, mia cara. Avrebbe dovuto farti le congratulazioni. Ma senti, Elvira, non dire cose di questo genere sono di pessimo gusto, ti assicuro. Madame Arcati? Sì? Madame Arcati, permetta che le presenti la mia prima moglie, Elvira. Felicissima. Ma che cosa vuole, Carlo? Mandala via, ti prego. Dove ora? Guardi, si aggira per la stanza alquanto rapidamente. Le dirò io dove e quando si fermerà. È lei che mi ha fatto venire qui, no? Sì, e allora ti prego, dille di farmi andare via più presto possibile. Non posso sopportare questa casa un altro istante. Guarda, mi sorprendi davvero, sai? Non mi importa che tu ne sia sorpreso, no, non ne posso più, voglio andare via. Non fare la bambina adesso. Non faccio la bambina, non voglio più star qui. Meraviglioso, meraviglioso. Sento l'odore fortissimo di ectoplasma. Che cosa disgustosa. Dove ora? Sei qui accanto al divano, madame. Sì, felice, mia cara. Via questa pazza di farti gli affari suoi. È stato lungo, difficile il viaggio. Ti senti affatto? Ma che scena questa? Oh, meraviglioso. Piano, io ti devo parlare. Dille di andare nell'altra stanza. È una cosa urgentissima. Un momento. Sto per avere un contatto. Sento le vibrazioni. Vibrazioni? Ma dalle un po' di incoraggiamento. Almeno in questo momento. Va bene, prego. Se mi prometti che dopo la farei andare nell'altra stanza. Dopo la farò andare. Ancora cara. Basta. Sublime, meraviglioso. Cara. E adesso mi seleci di lei. Madame Arcati, ascolti, la mia prima moglie dice che vorrebbe parlare. Moltissime volte. Sono stata ancora androide con lui quando eri a Nottingham. E non mi sono mai divertita tanto in vita mia. Non credere di esserti liberato di noi così facilmente, mio caro. Noi non ci saremo più. Ma saremo qui lo stesso. Lui non ci vede più. Abbiamo anche il suggeritore, scusa caro. Ti sei convinto?
comportati in modo molto miserevole in tutta questa, in questa faccenda. Ma voi... Addio, devo accendere le luci, ma sì. Dovrebbe ora. Ma se sono andate? E se sono scusate pure di lasciare qualcosa? Questa volta l'abbiamo spuntata, signor Costanai! Svegli ragazza! Massimo, guarda. Sei qui con noi, Edith, non preoccuparti, eri a letto. Oh, signore, ma io ero a letto, come ho fatto ad arrivare fino a qui, signore? Mi sei uscita fuori. Che? Che si è messa la coglie di gatto? Non ha letto. Lascia stare, niente. Tutte sono male. Ora vai, dai, torna a letto, non ti preoccupare. Vai tranquilla, ecco, sì, prendi qui. Non ti preoccupare, ho fatto tutto io. Ha fatto tutto. Non vedi 10.000. A proposito, ma il dono di te, i tennis. Ha fatto tutto. No, il dono di te è andato per la sessuale. Qui devo dirsi di sopravvivere. Cos'è, cosa avevamo voluto dire, ma davanti a Giove che notte, ragazzi. Sento le gambe e farmi giacco. Oh, senta, se vuole rimanere qui con me, non faccia complimenti, c'è una stanza tutta la micrena, eh. No, ciascuno nel suo nido. Allora, non va a casa, non sono che 7 miglia. Oh, peraltro io non conosco il suo orario, perciò se vuole comunicare. Non si preoccupi, sa quelle transfer sono un divertimento, lo sono sempre state qui davanti a casa. Oh, allora avrò il piacere di averla a pranzo con me. Beh sì, quando lei ritornerà, sì, a cosa dai. Cosa devo dire? Ma davvero non ho nessuna intenzione. Segua il mio consiglio. Vada via il più presto, signor Coserai. Non è una casa felice questa. Troppi di cose in ogni angolo. E poi... Ma intende dire che potrebbero... Chissà. Comunque, seguirò il suo consiglio, madame Arcata. E ancora una volta grazie. Grazie moltissimo. È stata un'esperienza bellissima. Dall'inizio alla fine. Permetta che prenda un semplice da mangiucchiare lungo la strada del ritorno. Ma prenda quello che vuoi. Non si disturbi, conosco la strada. Arrivederci a tutti. E come dicono in Oriente, la pace sia con voi. Paolo, ma i dollari me da sensare ce l'hai tu? Ma io non ho neanche visti. Io l'ho visti solamente durante le parole, perché durante la replica c'è durante la ripetizione. No, non devi finire. Devi fare il finale, almeno le parole. Vai. Ancora? C'è qualcuno alle luci? Ma fino ad allora voglio godermi la vita come non ho mai fatto fino ad oggi. Sì, fate pure a pezzi la casa come vi pare. Ve la lascio. Coraggio, tira, fatti aiutare. Ancora una volta, addio, mie cari. E partire per me questa volta significherà finalmente vivere un poco. Bravi. Luci in sala. Luci in sala. Non potrei essere più sfinita di così. Presto sarà l'alba.
batte le ore così lentamente? È stato un regalo di nozze dello zio Walter. Io dico? Di Elvira. Avrebbe potuto scegliere qualcosa di più decorativo, non voglio dire altro. Ecco, se proprio non dici altro, sarà un gran sollievo per te. È inutile, Elvira, puoi essere sgarbata quanto vuoi, non me ne importa affatto. Anzi, sarei delirata che tu non lo fossi. Ma perché? La risposta è troppo evidente, mia cara. Sentite, voi due, perché non la smettete di consecchiarvi? E almeno per un momento! È stata la notte più deludente che abbia mai trascorso. Anche in questo caso la risposta è troppo evidente. Ti assicuro che non capisco ciò che vuoi dire, Elvira. Sorvoliamo. Sentimi, Elvira, se tu e io dobbiamo stare in questa casa illimitatamente, come sembra probabile, potremmo metterci d'accordo in qualche modo. In che modo? No, 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 voi due non resterete in questa casa illimitatamente, no. E allora resteremo con te? Caro, dovremmo per forza restare con te. Ma non vedo perché. Ma piuttosto perché non vi trovate una bella casetta da qualche parte, voi due insieme, perché? Non possiamo, mio caro, sei tu chi ci ha chiamato. Ho già spiegato fino alla nausea che non sono stato io. Ma da Marcati dice di sì. Ma da Marcati non sa quello che dice. Oh, questo l'avevo capito tutto. Lo comporti in modo molto miserevole, caro. Ah sì, e perché? Che cosa ho fatto? Siamo tutti d'accordo, dato che io e Elvira siamo morte, che la miglior cosa per tutte e due è smaterializzarci più presto possibile. Ci siamo lasciati sottoporre alle più umilianti balordaggini da quella vegera per ore ed ore, senza lamentarvi. Ah, senza lamentarvi. Comunque, non certo per colpa mia, ecco. Sia quello che sia, Carlo, ma intendo che tu possa fare, riconoscere il successo ed accettarlo, mentre le tue maniere sono assolutamente insopportabili. Sentite, io sono esausto, non meno di voi. Ho fatto ballare quel maledetto tavolino per tutta la notte, ricordatevelo. Ma se non è capace di farci tornare indietro, non lo è. Punto e basta. Bisognerà escogitare qualche altra volta. Non c'è niente da escogitare, sai? Deve trovare il sistema di farvi ritornare, deve trovarlo. Bella gratitudine. Cosa ne fa dire gratitudine? Sì, per tutti gli anni che ti abbiamo dedicato dovresti vergognare. Ecco, per tutti gli anni che vi ho dedicato io allora. Tutto ciò che ti abbiamo servito in ginocchio, non è vero, Ruth? Sei un egoista mostruoso, lo sei sempre stato. Ma se è così, allora perché avevate tanta voglia di ritornare da me? Perché sei tu che ci hai chiamato, per la tua sciocca ingenuità ci hai messo in questa situazione in cui non siamo più né carne né pesce. Ho già spiegato che non sono stato io. Non sono stato io, assolutamente, ma se anche fosse. Adesso perché non ve ne andate da voi? Perché? E non possiamo, la forza deve venire di qui. Forse in fondo Carlo non vuole che noi ce ne andiamo. Oh, io sicuro che vi sbagliate, sbagliate. Allora devi avere una volontà egoistica. Sentite, è inutile discutere, piuttosto svegliate per la vecchia parte. Sì, spegni anche quelle candele, danno un'atmosfera terribilmente funebre. Spegniamo. Avvocati, avvocati, sono aggiustionati. Che ore sono? 5, ma E a che ora sono andata in France? Più di un'ora fa, ma da marcare, più di un'ora. Scusatemi un momento, devo prendere qualche appunto. Ma sono ancora qui? Sì, ma no, sono ancora qui, sono. Gran Dio. Temo di essermi persa dietro un'ipotesi sbagliata. Quale ipotesi, madame? Il caso Hutchinson. Ma il caso Hutchinson, senta, ma me lo vuole spiegare una buona volta questo caso Hutchinson? Fu il caso che mi rese famosa. Fu ciò che in gergo teatrale si chiama successo strepitoso. Ho ricevuto lettere da ogni parte del mondo, sa? Specialmente dall'India. Sì, ma che cosa fece, madame? Cerchi di dirlo. Era riuscita a smaterializzare la vecchia Lady Hutchinson dopo che era rimasta chiusa nella sua cappella di famiglia per oltre 18 anni. Ho capito, ma come? Se lo ricorda come? Un caso, un colpo di fortuna, un'assoluta coincidenza. Ho capito, ma che coincidenza? Cerchi di ricordarci. Aspetti e vedrà. C'è. Mi dica, chi c'era qui la sera del nostro primo incontro? Sì, chi c'era? C'era il Brahman, c'era Ruth, c'ero io e nessun altro. Nessun altro. Sì, ma ieri sera non c'erano qui i Brahman. No, ieri sera i Brahman qui non c'erano. Certo, il mio globo. Il globo. Dov'è il mio globo? Però. Sì, certo. Però ci vorrei dire questo.
è ancora nebuloso. Va meglio. Sì, cosa c'è? Ancora lì, una benda. La benda? Una benda bianca. Io non ho nessuna benda bianca. Ma... dobbiamo seguire una benda bianca. È formidabile, dovrebbe far parte di circa questo. Sì, tu la credi. Ora in un angoletto. Vieni da me. Se questo non riesce, do le dimissioni. Ma che cosa deve riuscire, madame? Aspetti. Aspetti e vedrà. Oh, no, Carlo, digli di smetterla con questo agno. È nauseante. È vicino. È molto vicino. Sì, è un fantasma, grido. Mi ha chiamata, signore. La benda. La benda. Eppure avrei giurato di aver sentito qualcuno che mi chiamava. Lo vedi che fa ridere anche voi e me. Non si può. Basta. Bello, sai, non saprei dire chi fosse. E vieni avanti, bambina. Signore. Chi vedi in questa stanza, bambina? Nessuno, signore. Guarda bene. Vedo lei, madame. E poi? E poi? Ma il signor Consadale. E nessun altro? No, signore. Guarda come si deve. Ma non capisco. Su, bambina, non cercare di sfuggirmi. Chi vedi in questa stanza? Nessuno. Tu menti. Oh, signore. Mentono sempre. Chi vede? Dove sono adesso? Lì. Ma le vede, ma è sicura che le veda? Non chiaramente, ma abbastanza. No, 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 no. Io non ho visto nessuno, non ho visto niente, voglio andare a letto. Sì, 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 bambina, siediti, dai, su, bambina. Voglio andare a letto. Vieni, bambina, siediti, su, cara. Io non voglio un semplice, io voglio andare a letto. Sì, cara, guardami, guardami. Questa è morta, no, signore, è morta, no, il cervello. Guarda il mio dito. Hai mai visto un dito così lungo, lungo, lungo? Guarda egli, ora a destra, ora a sinistra, avanti e indietro. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, e batta atrás. Partita! Partita, è una medula naturale, proprio come nel caso Hutchinson. Ora vuole dire alle sue mogli di stare insieme? Dove? Vicino alla finestra. Dove? Carlo, non ti permetto di parlare in questa maniera. Neanche io. Se poi c'è qualcosa che non mi va, che non mi va affatto, mi sento così strana. Ti penti? Ma che vero? Vedresti che c'è anche prima che io. Ti penti di averne fatte tante, vero, Eli? Sì, madame. E tu sai ciò che devi fare, vero, Eli? Sì, madame. Oh, Carlo, credo che questa volta mi succederà. Questo è il mio addio, Carlo. Volevo dirti una cosa. Ti ingrasso e ti pare. Carlo, volevo dirti una cosa. Vai. Volevo dire che ho rivisto il capitano Gale, molto